gratis, insomma, di piazzare un microfono nella zona del Leggio. Buonasera a tutti, ci facciamo un applauso caloroso, lo facciamo innanzitutto alla protagonista della serata, Laura Vinaccia, ancora un applauso, autrice di Artemisia tra amore e magia, Blueberry Edizioni. Ecco qui anche a favore dei fotografi e degli amici anche del buon Michele, una nuova presentazione di libri qui a Villafondi, scenario perfetto stasera anche, insomma, stiamo bene, proviamo a recuperare un po' di frescura in questi giorni abbastanza belli caldi e ci immergiamo nelle pagine di un nuovo lavoro per Laura, figlia della nostra terra, come diceva Gianna ad una precedente presentazione qualche giorno fa, qualche settimana fa, figlia della nostra terra, non è ovviamente per lei il primo lavoro, ma è l'ennesimo prodotto bello, intenso, particolare, posso dire subito con un aggettivo, secondo me moderno, ecco, che impareremo a conoscere stasera, qualche copia già qui sul tavolino e altre, mi diceva Laura, contattandola personalmente potete insomma riceverla, però abbiamo tanti elementi. Innanzitutto un parterre, mi sento un po' insomma, da un lato orgoglioso perché insomma bellissime presenze, e le presentiamo in modo tale che cominciamo anche a scaldare un po' la serata. Alessia Cesina, scrittrice, e Teresa Emanuela Leone, curatrice di mostre, curato dall'amministrazione comunale della città di Piano di Sorrento. C'è Giovanni qui presente, puoi salutare ovviamente il pubblico e dare anche il via istituzionale alla serata. Ho sentito curatrice di mostre, direi di mostri, è il caso di dirmi questo, per figliava questa, che non lo conosci la mamma di questa qua. Benvenuti a tutti. Posso dire che con oggi 23 giugno, stamattina abbiamo fatto tecnicamente, formalmente anche la delibera di giunta, parte l'estate caroppese. Quindi sarà un'estate ricca, però non voglio parlare, poi avrete modo di conoscere programmi e quant'altro. Mi interessa stasera la nostra amica Laura. Laura è una persona schiva, riservata, ma questo suo modo di essere, ecco, la pone in una condizione, soprattutto in questo tempo, no? Dicevo l'altra volta, anche sospeso, surreale di questa pandemia, dove secondo me questi momenti per alcuni hanno rappresentato un atto di creatività, non di lassismo, di abbandono, cioè, molto volte una sensibilità laddove c'è una difficoltà, la si elabora in un certo modo. Quindi Laura è già al secondo lavoro, avremmo avuto anche il piacere di presentare il primo, ma il sbuca senza microfono. Domani dovrò parlare con il mio funzionario, dobbiamo un po' tecnicamente migliorare. Sì, che andava a venire la pizza così. Ma dove siamo arrivati? Un paio di sciurbe. Ah, Deo, gracias. Dicevo, quindi credo che ci sia. Grazie Gianni, scusami. Dicevo, questa sua capacità, questa sua dolcezza, è perché non è facile fare un libro, perché c'è una tecnica, non è che è facile. C'è uno studio, c'è una grande sensibilità. Devo dire, io confesso, tu sai, non ho avuto il tempo di leggere, che dici Mopletti, lì un 90% un libro, non l'ho leggiuto nessuno, al massimo, forse il presentatore, perché lui è un mestierante di presentazione di libri, quindi saprà cogliere l'anima di questo libro attraverso alcune pagine. Voglio dire, noi dobbiamo curare come nel Piccolo Principe le nostre realtà locali, perché noi siamo sempre
amanti un po' dell'esterofilia, da ciò che viene da fuori. Dobbiamo saper cogliere. È vero che non tutto ciò che è locale a chilometro zero sia necessariamente, diciamo, di qualità, però vi posso dire che alcune realtà che magari non si mostrano tanto hanno una grande sensibilità e una grande capacità. E Laura, io in questo le riconosco una bella cifra di scrittura pulita, moderna, come diceva Biagio, poi affinata anche dalla sensibilità del fatto che lei, oltre a questo, canta ed è una bravissima cantante. E soprattutto devo dire, stasera ho avuto una grande gioia, come lo vogliamo dire pubblicamente, sarà futura mamma. Quindi questo è ancora un motivo ancora di più di gioia, e quindi di cominciare la rassegna estiva con te, con il tuo libro. Ripeto, fa piacere anche che abbiamo dei modelli qui che sono stati realizzati da un nostro conterraneo che è Nello Fluri, che è bravissimo, e poi consentitemi in ultimo, ma non anche la parte musicale, che seguirà, perché c'è Gennaro alla voce, che ha un'età con Laura, e poi la sorpresa, ma io l'avevo letto come sorpresa, di vedere Giulio Castellano alla tastiera o al piano, insomma dipende, ed è un motivo particolare di affetto anche per un legame molto profondo che ho con lui, con il suo papà, il suo nonno, la sua famiglia. Insomma, è un mix di emozioni, e sicuramente Biagio, che ringrazio per la sua disponibilità e la sua bravura di voler declinare e narrare. In ultimo, abbiamo desiderio di le nostre organizzatrici di mostri, di mostri, e l'elettrice, di ascoltare e di leggere. I libri, siccome la casa editrice li ha fatti produrre e stampare in Inghilterra, siccome l'Inghilterra è uscita dall'Europa, ci sono le dogane, le barriere, e vedete, questo, se fosse rimasta in Europa, probabilmente anche acquistare con la dedica di Laura il libro, ma questo ce lo farà gustare ancora di più e ci farà venire ancora più voglia di andarlo a cercare, ricercare, e poi torniamo a tua casa, mentre sei allattando ci fai una dedica, facciamo una cosa, facciamo c'è anche un caffè, va bene, grazie a tutti. Poi sul programma magari vi aggiorno dopo, perché ci sono delle belle cose, un programma ambizioso, però credo che abbia abbracciato un po' tutte le fasce, tutte le esigenze, insomma, dalla cultura alla musica classica, al cabaret, al teatro, al cinema, insomma un po' tutti i rami delle manifestazioni, no? Dell'arte, ok? Grazie, buon proseguimento. Grazie Gianni, ci vediamo, facciamo, visto in tema di auguri, anche gli auguri di buon onomastico Giovanni domani, e quindi in tema di auguri, dicevamo, non ero ovviamente anticipato col lato femminile, ma alle spalle del manichino, e poi spiegheremo perché questa ambientazione un po' da paradiso delle signore, mi si è consentito la terminologia televisiva, abbiamo altri due maschietti, in modo tale che non sono ovviamente solo, Gennaro Vinaccia e Giulio Castellano, appunto Gianni li aveva presentati, perché c'è moda, c'è la letteratura protagonista e c'è anche la musica. Questo libro infatti ha mille sfaccettature, e consigliavo a Laura, mentre insomma terminavamo di controllare appunto la scaletta della serata, sarebbe stato simpatico immaginare nell'ultima pagina del libro, dove c'è una sorta di playlist particolare, quello di poter, in termine anche un po' futuristico, abbinarci, che ne so, la classica chiavetta USB con appunto l'ascolto dei brani che sono inseriti, e non a caso appunto, ma questo è un invito come sempre alla lettura, anche perché i finali non vanno svelati, altrimenti la curiosità appunto delle presentazioni non sussiste, però in parte già il fatto stasera di ascoltarli ci emoziona e ci fa capire un po' di più dove va a parare appunto questo lavoro, il secondo di Laura Vinaccia. Però a questo punto ci caliamo un attimo nella lettura. Questa prima parte che ascolteremo è appunto l'apertura del libro, e da lì cominceremo poi a conoscere ambientazione e personaggi e spiegheremo un po' di cose.
Buonasera a tutti. Mio padre mi passa la busta. Noto il nome del mittente e subito mi incuriosisco. Artemisia, la più grande casa di moda di tutti i tempi. O almeno era ciò che significava per me. Da quando mi sono laureata in moda e design, non ho fatto altro che mandare curriculum su curriculum. Ma da allora nessuna casa di moda mi aveva mai risposto. Artemisia era da sempre la mia preferita. Un giovane avvocato di Roma l'aveva creata dal nulla, facendola diventare uno dei maggiori brand nel mondo della moda. Finalmente la apro. Presa! Mi hanno presa! Dove, tesoro? Artemisia! Cavolo, mi assumono! Grazie Alessia. Allora, scelta non a caso, io come sempre lo dico quando capita, insomma, di essere coinvolto nelle presentazioni di libri, evito di chiedere agli autori, all'autrice in questo caso, che cosa andiamo a leggere. Qui c'è un po' la chiave di svolta, ne parlavo anche prima con dei colleghi, con Michele, con Francesco, sul titolo appunto del libro. E spieghiamo appunto questa Artemisia, Laura. Sì, praticamente Artemisia... Voce, per favore. Artemisia è il nome di questa casa di moda, una casa di moda romana, una casa di moda giovane, che è stata creata da un avvocato che un bel giorno ha deciso di cambiare vita, di lasciare la sua vita da avvocato e di dedicarsi alla sua passione, che è quella di creare abiti. E il nome Artemisia, in realtà già me l'hanno chiesto in tanti, però era un nome che mi piaceva, anche perché lo sentivo un po' ispirato alle muse antiche dell'antica Grecia, quindi mi piaceva come nome in relazione all'arte. Per questo è stato scelto il nome Artemisia. Perfetto. E attorno a questa scelta, insomma, sia del nome, ma anche appunto della casa di moda, ruotano i due protagonisti che conosceremo insieme tra pochissimo, perché appunto la musica accompagna tutto il libro. E allora noi ascoltiamo il primo brano, un brano dei Coldplay, Viva la Vida. E poi presentiamo anche i due protagonisti di questo libro. Oh,
missionaries in a foreign field. For some reason I couldn't sleep. I know Saint Peter won't call my name. Never know in this world, but that was Nairobi war. Con entusiasmo aveva letto poco fa, più che l'inizio, ha cercato di dare appunto il senso del titolo stesso, perché sembrerà particolare, ma Laura c'entra con il titolo quello che è un po' il luogo fisico dove i due protagonisti si incontrano e vivono la loro storia, intesa proprio in termini più assoluti. Non entriamo nel dettaglio, perché questo poi lo scopriranno appunto i nostri lettori. Però non abbiamo spiegato che cosa succede. C'è questa lettera che arriva, chi vede coinvolto, cioè è una ragazza, la protagonista Mia appunto, che riceve appunto questa lettera di assunzione in questa casa di moda. Impariamo a conoscere attraverso altri due pezzetti di libro i due protagonisti, così da entrare appunto nelle dinamiche delle relazioni che si vanno a creare tra questi due personaggi, ma soprattutto, secondo me, all'altro aspetto fondamentale del libro, cioè un libro che invita a non mollare mai, a credere nei propri sogni. Vediamo per quale ragione. E qui c'è Teresa che ci accompagna nella lettura. Scusa, sto filmando. No, ma che l'ha visto? Daniel, tu vieni dal mondo delle favole, è normale che lui ti chiami Minnie, ma che dici? Daniel Berlucchi è il proprietario, nonché fondatore di Artemisia. Lui è il capo dei capi. È ricco, bello, intelligente. È stato dichiarato tra i 10 uomini più sexy da donna oggi. Tu mi stai dicendo che quello è Daniel Berlucchi? E io gli ho risposto, anche con fare arrogante, invece di baciare la terra dove cammina: sono una cretina. Ed ecco appunto Daniel Berlucchi, perché in questa parlava prima di mostre e mostri Gianni, in questo libro ci sono insomma delle bellezze forti anche dal punto di vista maschile. Abbiamo conosciuto quindi Daniel Berlucchi, il proprietario di Artemisia, considerato tra i 10 uomini più sexy d'Italia, ed è uno che insomma vive di gossip, vive di protagonismo. E dall'altro lato appunto c'è Mia. Io direi ascoltiamoci anche il pezzetto che introduce la protagonista femminile e poi con Laura parliamo un po' di questi due personaggi. Tu sei diversa, non sei come le altre. Oh, se intendi diversa perché non leggo le riviste rosa o perché non sono svenuta quando ti ho visto. Beh, allora sì, sono diversa.
Ma so bene che cos'è Artemisia, e per me è sempre stato un sogno. Ora ci sono dentro e non mi importa se devo catalogare abiti fino a non sentire più le gambe. L'importante è esserci. Mia, insomma, rincorre il suo sogno. Non l'abbiamo detto forse all'inizio, lei ha una laurea in moda, quindi bene o male aspira appunto a lavorare in questo mondo, però l'inizio all'interno di questo grandissimo atelier è molto lontano dalla realtà, giusto? Sì, infatti, perché lei arriva a Roma, perché comunque lei viene da Napoli, arriva a Roma e crede di andare a disegnare degli abiti, perché non gliel'hanno scritto sulla lettera, sul contratto. Invece si troverà ad andare in negozio e dovrà vendere gli abiti, dovrà venderli, dovrà catalogarli, dovrà fare il riassortimento, un po' tutto quello che si fa in un comune magazzino. Quindi, diciamo, viene un attimo declassata da quella che è la sua mansione per fare altro, però lei non si arrende perché è una donna forte, è comunque lì all'interno della realtà che lei voleva, perché prima di questo, non avendo trovato lavoro nel suo ambito, comunque lavorava in un fast food, ha fatto tanti lavori e ora è lì. Il suo sogno è talmente vicino che dice: non fa niente, anche se devo vendere degli abiti, io l'importante è che sono qui. Si aggrappa quindi a questo sogno, è dentro e quindi fa di tutto per non starne fuori in qualche modo. Come hai disegnato, strada facendo, quindi nella realizzazione di questo lavoro, questi due personaggi? Che cosa ti è passato in mente nella loro elaborazione prima appunto di buttarli poi su carta? Allora, innanzitutto l'idea che io volevo dare dei due personaggi, ma proprio della stesura del libro, è una sorta di romanzo dei sogni. Io penso che il messaggio velato principale che danno i due protagonisti è proprio quello di non smettere mai di credere nei propri sogni. Mia, ecco, è partita dal fondo fino ad arrivare a catalogare abiti, poi mano a mano, leggendo il libro, arriverà anche a disegnarli. Lui invece, dall'essere un avvocato, ha mollato tutto, la sua vita sicura, per creare un mondo nuovo. Quindi io, cioè, li ho creati in questo senso, cioè, mi piaceva il fatto di non arrendersi mai. Quindi è anche, abbiamo detto appunto, un romanzo quasi emotivo, fortemente indicato appunto, forse per le giovani generazioni, a spingere a credere nei propri sogni, a non mollare mai. E di questi temi, come appunto ricordava Gianni, in un periodo particolare, dopo quello insomma che abbiamo vissuto un po' tutti quanti sulle nostre spalle, è sicuramente una cosa di rilevanza importantissima. Quindi il sogno di Mia prosegue, noi ci ascoltiamo un altro brano che fa parte di questa playlist conclusiva. Questo è un brano italiano, Alex Britti, Oggi sono io. Tutto di me, ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco neanche a dire come stai, come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi, come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci solo per portarti a letto e non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora per parlarti finalmente, dirti solo. Non c'è più che posso
sesso, finalmente mi presento. E così che questa notte è già finita, e non so ancora come sei. Non so neanche se ti rivedrò, o se sarà soltanto un'altra inutile occasione. Quindi poi ti rivedrò ancora, e mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci solo per portarti a letto. Non me ne frega niente se non è successo ancora. Aspetterò quando è il momento e non sarà una volta sola. Dolce più che posso, come il mare, come il sesso, finalmente lo pretendo. Preferisco stare qui da solo che con una finta compagnia. E se davvero prenderò il volo, aspetterò l'amore, amore sia. E forse sei solo un'illusione, e se non sei sarai tu davvero. Stasera mi rilasso, penso a te e scrivo una canzone. Dolce più che posso, come il mare, come il sesso, questa volta lo pretendo, perché oggi sono io. Oggi sono io. Bravi. Assai bravissimi ragazzi, ma riescono a resistersi, perché poi il lavoro è vero, i sogni, le ambizioni, ma in fondo sono due protagonisti che non possono rimanere, secondo me, indifferenti. Riescono a resistersi? Diciamo che loro ci provano in tutti i modi, però alla fine non riescono. Lui è, diciamo, quello un po' più forte, cerca di allontanarsi, nonostante lui sia quello che fa gesti eclatanti per lei, però cercano comunque di stare un attimo distaccati, perché lui ha sempre i paparazzi alle spalle, è sempre rincorso da fan, giornalisti e chi più ne ha più ne metta, quindi deve mantenere un attimo quel contegno, anche perché altrimenti quella classifica degli uomini più belli d'Italia viene anche meno se lui ha vicino una donna. E questo comporterà un po' di problemi. Lei invece si era prefissata di rimanere a Roma per il lavoro e mettere davanti a tutto il lavoro, e indubbiamente il fascino, non peraltro la classifica parla chiaro, e lei in qualche modo, anche lei non riesce. Ci leggiamo altri due pezzettini del libro. Mi allontano velocemente e solo quando sono al sicuro, dietro gli stand, con gli abiti, mi siedo per terra. Il cuore mi batte all'impazzata. Prendo la testa tra le mani per cercare di calmarmi, ma non ci riesco. Non posso crollare così, non devo. Mi sembra di sentire ancora quel suo profumo di vaniglia dopo barba. Calma mia. Adesso ti cambi, posi il vestito e vai a casa. Cavolo, sono bloccata qui con lui. Ma cosa mi è saltato in mente? Mi sta andando il cervello in pappa. Mi rivesto. Devo tornare da lui. Ma cosa gli dico? E se mi bacio di nuovo? Certo che però il ragazzo ci sa fare. Quel bacio mi ha mandato in confusione. Ci avevo visto giusto, pur non sapendo dove saremmo andati a parare. E insomma, è difficile resistere al fascino di questo re del gossip. Ci ascoltiamo un altro pezzettino del libro. Bravo, là. Probabilmente siamo strani e incasinati tutti e due, ma con questo mio dono ci tengo a dirti che sono pronta ad attaccare il mio lucchetto insieme a te. La chiave puoi tenerla tu. La chiave del lucchetto va gettata nel Tevere, solo se si è convinti. Intanto si può cominciare a camminare. Mia, sono stare, voglio volare. Questa la dedico al mio fidanzato, perché mi ha fatto sognare. Bellissimo. È il Tataglia. Resto spiazzato anche io, perché sarei andato su un'altra domanda più giornalistica, tra virgolette, però l'amore non ha, ma assolutamente.
c'è un altro elemento, perché noi abbiamo la musica, abbiamo questi due protagonisti, abbiamo gli abiti, ma qui un gadget, sapete quelli lì con la neve finta dentro, con dentro il Colosseo, io ce l'avrei visto giusto, perché è vero il lucchetto, siamo su Ponte Milvio, c'è anche un'atmosfera che insomma fa esplodere l'amore ovunque, ed è appunto la città eterna. Come mai questa scelta di Roma e come l'hai disegnata poi nel libro, questa, la città eterna? Allora, in realtà io adoro Roma, ci sono stata tantissime volte ma non ero mai riuscita a visitarla. Quindi diciamo che nel 2018 è stata la prima volta che ho visitato qualcosa di Roma e di lì me ne sono completamente innamorata. Già la conoscevo perché, come ho detto, ci sono stata ma senza andare nel dettaglio. Poi a me piacciono tantissimo i monumenti, le cose storiche, i negozi di souvenir, io impazzisco per queste cose. Quindi in realtà quando ho scritto questo libro eravamo in lockdown e quindi con la mente io ero a Roma. Ricordavo infatti la casa di moda di Artemisia è localizzata, anzi no, la casa di moda, l'appartamento dove vive Mia è localizzato proprio nell'albergo dove io mi trovavo. Quindi praticamente tutte le strade sono le strade che io facevo per arrivare, non so, a Piazza di Spagna, al Colosseo. Quindi in un certo qual modo era come se io avessi la strada in testa. E questo secondo me ha aiutato tanto, perché i lettori, molti mi hanno scritto, sembrava proprio di essere tra le strade di Roma, come hai fatto a descriverla così bene. Non so se sia un pregio o un difetto, ma io ho tantissima immaginazione, all'improvviso mi isolo e vado via. E quindi per me ho individuato in un punto la casa di moda, in un altro punto la casa, e le strade poi erano quelle che sono del centro di Roma. Perfetto. Ed è bello il dettaglio che diceva Laura, soprattutto al di là del parto del libro nel periodo complicato del lockdown, appunto il coraggio di uscire un po' dalla reclusione a cui siamo stati costretti tutti quanti. Lo dicevo anche nella presentazione di un paio di settimane fa, la stessa autrice insomma ha partorito il suo libro in quel periodo, e come appunto sottolineava Gianni, è stato un momento per tutti, soprattutto per chi ha nel DNA arte e creatività, quello di farlo uscire fuori in qualche modo. E nel caso appunto di Laura è nato nella reclusione della sua abitazione, è nato l'immaginare di poter uscire fuori, quindi di percorrere le strade di Roma, di attraversare Ponte Milvio e appunto di tornare sui luoghi a te, come appunto ci ha spiegato, tanto cari. Quindi c'è anche Roma protagonista dentro, c'è una Roma anche dettagliata e specifica, in modo tale che possiamo viaggiare con la fantasia tra le pagine del tuo libro. Io non ho ancora detto nulla sulla musica, perché c'è ancora un po' di musica da ascoltare e lo chiederò alla fine. Ora c'è Harry Style, che piace tanto invece la mia di compagna, Sign of the Times, e ce l'ascoltiamo. To the final show, hoping when you
Tutto attorno a Daniel e a Mia. Laura disegna molto bene non solo appunto i due protagonisti, ma anche i cosiddetti personaggi secondari, quindi è un piacere calarsi nella lunga e tortuosa vicenda dei due protagonisti, anche conoscendo e leggendo di questi personaggi che io non chiamerei secondari, ma che appunto rafforzano la storia tra Mia e Daniel. Così come non sono secondari anche Napoli, la stessa città, la stessa capitale francese, Parigi, insomma un bel viaggio che non è soltanto un viaggio sentimentale, ma è anche un viaggio vero e proprio. La particolarità di Laura è quella di curare bene tutti questi aspetti, soprattutto i momenti di lavoro di Mia sono particolareggiati, cioè sembra davvero di entrare in una, banalmente dicono, una puntata del Paradiso delle Signore, ma veramente il lavoro che c'è dietro la realizzazione di un abito, così come l'inizio dell'attività stessa di Mia, le difficoltà, quel sogno che sembra così lontano, prima o poi finalmente di disegnarli davvero gli abiti. Quindi, se al centro c'è indubbiamente una storia d'amore, è anche bello arrivarci a questa storia attraverso tanti piccoli passaggi. E anche è stata brava Laura stasera a veramente lanciare dei flash più che periodi interi del libro, proprio per lasciare a noi la curiosità poi di approfondirli acquistando e leggendo le pagine del libro. Ci leggiamo ancora altri due pezzettini, a questo punto li chiamo così, del libro. Alessia, stai forse cercando di dirmi qualcosa? Mi stai suggerendo un finale diverso? Lo so che hai riposto la tua fiducia in me, ma non ce la faccio più a stare male così. Voglio vivere la mia vita alla luce del sole. Per troppo tempo mi sono nascosta e nel momento in cui ho smesso, tutto mi rima contro. Devo allontanarmi da qui, devo allontanarmi da te. Ma ti prometto che una parte di me sarà sempre legata a te, Artemisia, a quella vigilia di Natale, al Colosseo,
alla moto, alla Fontana di Trevi, ai giornalisti, ai giornali, a Daniel. E qui c'è Mia che indubbiamente sbotta, esplode. Non è facile appunto questa relazione, l'ha detto Laurea, e si arriva a un punto quasi di non ritorno, possiamo dire. Due mondi completamente diversi, che sembra, detto così stasera, veramente inavvicinabili. Non aggiungo altro ovviamente sul finale, però insomma, per Mia è proprio difficile digerire quanto c'è dietro e sulle spalle di Daniel. Sì, anche perché lei è una persona che non si lascia tanto convincere facilmente, quindi nel momento in cui comunque si abbandona a lui, in un certo qual modo lascia spazio ai sentimenti e all'amore, ci sono tanti intoppi, tanti imprevisti, tante cose che non vanno, e quindi lei comincia a lottare per loro, cerca di trovare tutte le soluzioni possibili e immaginabili, ma lui scappa. E giustamente lei non riesce a capire le dinamiche del mondo di Daniel, perché comunque, come abbiamo già detto, lui sta sempre sulle copertine dei giornali, quindi è una persona molto in vista e deve mantenere un certo contegno, un certo atteggiamento. Lei a questo non ci sta, perché secondo lei l'amore è più forte di tutto. Se due persone si vogliono bene, si amano, devono stare insieme. E invece a volte questo non basta. C'è qualcosa di tuo? È una classica domanda che spesso si fa nelle presentazioni, soprattutto quando è così dettagliato un personaggio, come nel caso di Mia, appunto quello femminile, che hai messo dentro al personaggio di Mia? Ma in realtà no, è completamente inventato. Diciamo che in un certo qual modo io mi rivedo più in lui. Nel senso che comunque cerca di fare, non so, sorprese, gesti grandi, mi rivedo più in lui in questo, però comunque è una storia completamente inventata, non c'è niente di vero, è frutto della mia fantasia. Però c'è anche un tocco sicuramente di attualità, perché poi il fascino del mondo del gossip, di questi personaggi da rotocalco, insomma, è un po' quello che ci piomba addosso quotidianamente. Sì, esattamente, un po' quello che siamo abituati a vivere tutti i giorni. Ormai si vive solo di questo, della chiacchiera, del gossip, e quindi mi piaceva in un certo qual modo portarlo in un libro. E ci sei riuscita, Laura, assolutamente, anche bene per come stiamo vivendo la nostra serata. C'è ancora musica, questa volta Bruno Mars, When I Was Your Man. Say, and all things are
Ascoltiamo da Teresa, penso a questo punto, l'ultimo pezzetto che Laura ha scelto per noi e sarà poi motivo di un tipo di domande in conclusione del nostro viaggio. Ho paura di quello che sarà, ho paura di mettermi in gioco. Non posso prometterti che la nostra vita sarà perfetta o che non ci saranno preoccupazioni o problemi. Ma ti prometto che mi impegnerò al massimo per renderti felice. Brava. E qui Daniel, insomma, promette di tenersi stretto, insomma, quello che gli è capitato addosso, se così vogliamo dire, non così distante dal suo mondo, ma poi alla fine, ecco, così, entrambi vicinissimi. Volevo chiedere a Laura questa musica che pervade tutto il libro. Ripeto, in ultima pagina trovate questa playlist, ci sono altri brani, ovviamente i brani sono stati scelti da lei stasera. Mi sarebbe piaciuto per esempio ascoltare Paparazzi, è chiaro, non però appunto perché sono idonei, una volta trovati in ultima pagina, azzeccatissima al contesto che insomma racconta il libro. C'è il cielo di Roma di Aiello, i suoi modernisti sono rimasto a Nilla Pizza per dirla alla Gianni Accarino. Però ecco, ripeto, cioè, è bella questa idea, è bello appunto provare a sentire, ecco qui, dei suoni abbinati ai momenti del libro. Ovviamente la risposta è facilissima, cioè c'è in te anche la passione per la musica, ma insomma volevo saperne ancora di più su questo abbinamento poi così forte, addirittura calato nelle pagine del libro. Sì, vabbè, diciamo che la musica è sempre presente a casa mia, quindi in ogni momento saranno contenti i miei vicini, perché io generalmente scrivo di notte, quindi con la musica non mi interessa, quindi loro sono contentissimi sicuramente. Però in realtà la scelta dei brani è stata un po' casuale, nel senso che io quando mi metto a scrivere, io ho Alexa a casa, quindi dico: Alexa, metti un po' di musica, e lei la mette. Poi ovviamente ci sono canzoni che sono un attimino più adatte e altre meno, per esempio Sign of the Time è proprio ispirata a quel momento che ha letto prima Teresa, che loro sono all'interno del Colosseo e lui gli dice: io basta camminare, voglio volare. Quindi cioè, ci sono alcune canzoni che hanno ispirato proprio a determinati momenti e sono state inserite poi nella colonna sonora, e si può trovare anche la playlist sulla copertina del libro, quindi per chi volesse leggerlo accompagnato dalla musica trova tutte le canzoni su Spotify. Perfetto. La modernità di cui sopra. Vai, tengo Spotify io, paga. Invece Alex tenga Siri, ehi Siri. Quindi un motivo, un'occasione in più, bellissima questa idea. Complimenti Laura, perché davvero davvero due, appunto, per farsi accompagnare dalla musica la lettura del libro di Laura. Insomma, a questo punto, visto che l'abbiamo letto tra le righe, l'amore che è centrale, a questo punto ecco, un'idea tua
insomma, abbiamo saputo questa notizia bellissima, peraltro, ecco, quanto è importante per te, non solo nella scrittura, ma nella vita, sicuramente, anche dopo questo periodo così difficile, dove, ecco, anche gesti così semplici come gli abbracci, i baci, ci sono stati fortemente, appunto, negati, in modo quasi ufficiale, proprio per i timori e tutto il resto appresso, forse anche in modo esagerato, adesso dopo 2 anni lo possiamo affermare, in certe, se non appunto nel momento iniziale. Ecco, quanto conta l'amore nella tua vita e anche in quello che sogni, che fai nella tua arte, che sia essa la scrittura e la musica? Per me l'amore è importantissimo. Cioè, vabbè, nella mia vita è una costante, comunque sono sposata, sono stata fidanzata tanto tempo e per me è la cosa più importante. Poi, al di fuori di questo, non riesco a pensare ad un mondo senza amore. Anche quando io leggo libri, perché comunque prima di diventare una scrittrice sono una lettrice, io leggo soprattutto romanzi rosa. Magari sembra banale per alcuni quando sentono il genere, non lo so, lo denigrano un po'. Invece è abbastanza importante quasi quanto gli altri generi, sono tutti importanti secondo me. E io leggo proprio quel genere perché mi piace sognare con le storie dei personaggi. E mi piace anche scriverle, mi piace vivere una vita che non è la mia e fare innamorare due persone di mondi completamente diversi che si incontrano. È vero, non è solo Harmony, tanto per dire, insomma, l'universo rosa, ed ecco perché appunto dicevo ad apertura della serata il tocco di modernità che c'è dietro questo libro e dietro una storia d'amore moderna, appunto, sia per i protagonisti, sia per l'ambientazione. Sia appunto per l'attualità, una giovanissima come sei tu. Allora auguriamo ogni fortuna ad Artemisia e ai due protagonisti, auguriamo ogni fortuna a Laura, ti ringrazio. Ringraziamo Alessia e Teresa, grazie davvero. Brave. E l'applauso forte va anche a Gennaro e a Giulio. Che hanno reso diverso quello che di solito è una presentazione di libri, ma come dicevo anche con Gianni, essere stringati da anche quell'idea di curiosità e in più l'abbinamento davvero con la musica è stato davvero autentico protagonista. Chiudiamo con Ed Sheeran, Thinking Out Loud, spero di averlo detto bene. Ha detto di no, ha detto di no, hai pronunciato male. Ho sbagliato. Sarò ripreso dopo e ci salutiamo. Ringraziando ancora Laura davvero fortemente, auguri di ogni bene. Grazie, e grazie a te. Ricordiamo il libro recuperabile su Amazon ovviamente, e poi rintracciando Laura per quello che può essere appunto il classico firma copia, qualche copia ne abbiamo qui, l'abbiamo raccontato la piccola disavventura, e quindi una buona fortuna e una buona vita, un buon viaggio ad Artemisia. Scusa, posso arrivare? Volevo dire un'ultima cosa. Volevo ringraziare, già l'abbiamo detto prima, ma volevo ringraziare lo stilista Nello Fluri per questi splendidi abiti che vedete qui vicino. Scusa, prima dell'ultima cosa. Sì. Voglio solo ricordare un promemoria per te. Giusto, giusto Gianni, giusto. Siccome siamo prossimi appuntamento, domani sera abbiamo anche un'altra presentazione di un altro libro qui. Di una scrittrice, deve essere una presentazione anche un po' particolare, un po' misteriosa, perché ci sono anche delle partecipazioni in abito celtico, insomma, una cosa particolare, insomma, incuriosisce, eccetera, eccetera. Questo domani, sabato 25, c'è una scuola di danza, Marilyn Young, Diacono, che si esibirà qua, e il 26 facciamo il primo degli incontri previsti dal gruppo culturale di Ciro Ferrigno, perché celebra i 50 anni della sua attività, e quindi credo che sia doveroso dare anche un riconoscimento, preparato anche il nome del comune, un riconoscimento per questi 50 anni di storia intessuta di parole, di memoria sull'onda della cultura. Okay? Grazie a Laura. Ma la canzone napoletana, no? La mia curiosità era onestamente far ascoltare anche la bellissima voce di Laura. Se, ma posso, potete inventarvi una cosa tutti e tre, improvvisare? Giulio, a te che... Io, Laura, facciamo, sentiamo prima Ed Sheeran. Ho detto bene Sheeran?
Ladies and gentlemen, dopo è ci mettiamo una cosa e c'è, poi ce n'è andata perché la bellezza è che dobbiamo, ci siamo dati un tempo, che i libri si arruono un'ora e mezza, due ore, ci ma sulta con papà. Invece noi, Michele, tu censuri quando queste cose. Ah, mi già sono registrato, Gianni. Su vicesine, no, dai, non ti autorizzo. La bellezza è questa. La bellezza è proprio questa, la spontaneità. Ascoltiamo.